Stravince il Locate sul Desiano, trascinato dalla super prestazione di Orlando, capace di mettere a segno una splendida tripletta. Vince anche il Bresso 4A, 2-1 sul Valera. Risultato maturato nella ripresa, prima Bozzi da fuori area, poi Ciociano dentro l'area piccola mandano il Bresso 4A sul 2-0. Accorcia, a 5 minuti dal termine Novati, ma l'assalto finale non porta al pari. 10 successi ed un pari in casa per la capolista San Bernardo B. Continua l'impressionante media realizzativa nel proprio fortino, sempre almeno 4 gol segnati in ogni vittoria. Stavolta a farne la spesa il Gorla 1954, che cede il passo per 5-3. Periodo di flessione per il San Giorgio Olimbiate, che non vince ormai da 3 partite. L'SDS Arcobaleno ciupa addirittura un vantaggio di 2 reti, ma entrambe dividono la posta in palio. 6 vittorie ed una sconfitta, score fantastico nel ritorno per l'OSDS, che piega 4-3 il San Leone Magno. Gli ospiti non hanno ancora totalizzato alcun punto dopo il termine dell'andata. E ora in grafica la classifica cannonieri per l'Open A Girone A, che
che vede Luca Maggioni e San Giorgio Olimbiate in testa, con 24 gol. Ad inseguire il duo dell'OSDS, composto da Alessio Oliva e Sergio Paolini, entrambi a quota 18 reti. Nella graduatoria dei migliori giocatori è invece Stefano Ferretti, centrocampista della Robur, a primeggiare, con ben 7 votazioni. E ora uno sguardo alla classifica. Continua la marcia di San Bernardo B, con il San Giorgio Olimbiate unica antagonista al vertice. Le due squadre sono divise da 4 punti, ma i limbiatesi, avendo una partita in meno, possono accorciare su meno 1. Diversa la situazione nelle retrovie, con il San Leone Magno e il Desiano con praticamente un piede in Open B. Giovanni Limbiate e l'Ambrogina proveranno a scalzare le posizioni occupate da Paina, verso 4A e Locate, per ottenere la tanto agognata salvezza.